Un saluto cari amici Xtreme Hardware, torniamo a parlare di schede video e lo facciamo dando uno sguardo più da vicino alla MSI Gaming X 1660 Ti. È una versione leggermente overclockata della 1660 Ti, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche sono assolutamente identiche, eccezion fatta proprio della frequenza operativa del core della GPU. Nella versione reference abbiamo un boost che arriva a 1770 MHz, in questo caso abbiamo un boost che raggiunge 1875 MHz, quindi stiamo parlando di praticamente 105 MHz di overclock di base. Ha sempre 6 GB di memoria RAM GDDR6 operante a 6000 MHz, 192 bit per quanto riguarda il bandwidth. Abbiamo 1536 CUDA core e fa parte della famiglia GTX e non RTX perché manca il supporto al ray tracing, che è poi la funzione che divide appunto le GTX dalle RTX. Come potete vedere, per quanto riguarda l'aspetto estetico, è una bellissima scheda, ha una dimensione di 247 mm per quanto riguarda la lunghezza, quindi dovrebbe stare all'interno praticamente di della maggior parte dei case che si trovano in commercio. Tecnologia Twin Freezer 7. Per quanto riguarda il thermal design, abbiamo le ventole Torx 3.0, ne abbiamo due, dotate di tecnologia Zero Freezer, ovvero le ventole smettono di funzionare sotto i 60 gradi centigradi della scheda e iniziano a funzionare quando appunto la temperatura supera questa soglia. Quindi possiamo dire che salvo momenti di carico pesante della scheda, la scheda stessa risulta assolutamente silenziosa. Potete vedere qua delle feritoie, ci sono dei LED che possono ovviamente essere personalizzati per quanto riguarda i giochi di luce, dal Mystic Light e dal Dragon Center, che è poi un pannello, un centro di controllo che ci permette sia di modificare appunto le luci, perché contiene al suo interno il Mystic Light, che anche andare a vedere quelli che sono i parametri proprio della scheda. Nella parte superiore troviamo la scritta MSI Twin Freezer 7 che si illumina anche essa, la scritta GeForce GTX, il connettore 8 pin per quanto riguarda l'alimentazione, consumi pari a 132 watt registrati da noi in fase di bench, quindi sono in linea con i 130 dichiarati dall'azienda. Abbiamo una base plate per quanto riguarda la GPU in rame, quindi il dissipatore ha una placca in rame che appoggia direttamente sulla GPU per favorire lo scambio termico, e sul retro abbiamo questa bellissima placca in metallo spazzolato che aiuta la dissipazione e dona sicuramente un aspetto estetico veramente bellissimo, con anche il logo MSI qui in alto o in basso, dipende come volete vedere la scheda. Sul retro troviamo due DisplayPort, due HDMI, non abbiamo USB per utilizzare visori VR e quant'altro, ovviamente attacco PCI Express 16x. Andiamo a parlare un secondo delle performance di questo prodotto. Stiamo parlando di una scheda appunto di fascia media che si colloca immediatamente sotto alla RTX 2060. Sotto il punto di vista delle performance, per quanto riguarda questo prodotto che ha 100 MHz in più della versione reference, abbiamo notato che le differenze proprio all'atto pratico sono veramente minime, si parla di 1-2 frame circa. Abbiamo provato anche ad overclockarla fino a 2000 MHz con l'MSI Afterburner, il software che appunto ci permette di andare a giocare con le frequenze della scheda, e anche in questo caso non abbiamo rilevato granché differenze in fatto di performance, sintomo che la scheda è già tirata al limite dall'azienda e quindi un ulteriore overclock risulta praticamente inutile, se non per far alzare le temperature, cosa che a noi
non piace. Dunque, parlando appunto delle prestazioni, rispetto alla 2060 abbiamo un divario che è ovviamente più marcato su risoluzioni più basse, ed in questo caso la risoluzione più bassa che abbiamo utilizzato è la 1080p. Abbiamo in alcuni giochi un divario che arriva anche fino a 20 frame, mentre in altri, anche in DirectX 12, il divario è più risicato. Lì fa molto ovviamente il gioco in sé. E mentre questo divario va ovviamente ad assottigliarsi anche di tanto in molti giochi, alzando la risoluzione. Noi abbiamo tirato fino alla 3440x1440, cioè una 21 noni, l'abbiamo testata con un monitor LG 34 pollici appunto, e le differenze ci sono, però a quella risoluzione sono molto più risicate. Ovviamente stiamo parlando di due schede di fascia media. Questa viene 314 euro su Amazon, mentre la 2060 in versione overclockata, sempre di MSI, è proposta a 374 euro sempre su Amazon. Stiamo parlando di 60 euro di differenza, 60 euro che a nostro avviso vale la pena spendere se puntiamo a un qualcosa di leggermente più duraturo, ovviamente, e che ci permetta di giocare a tutti i titoli anche con risoluzioni, con dettagli leggermente più alti. Non ci ha quasi mai messo in difficoltà neanche la 1660T, però con i giochi più impegnativi a risoluzioni più alte potremmo incappare in qualche scenario dove veniamo costretti ad abbassare un pelo il preset della qualità della grafica, ecco. Però sinceramente non ci ha mai messo in difficoltà, e personalmente l'ho utilizzata anche al posto della mia 1080Ti per una settimana come sostituta, e si è comportata assolutamente in maniera egregia. Ho tirato giù in alcuni giochini qualcosina, però non ho mai avuto problemi di scheda, di rallentamenti e quant'altro. Quindi vi saranno apparsi sicuramente tutti i grafici dei test, quindi se volete andare più a vedere più nel dettaglio come si comporta questa scheda nei confronti della 2060 liscia, potete trovare qui nel link in descrizione la recensione completa di questo prodotto, dove troverete le fotografie, troverete le immagini anche del Dragon Center e dell'MSI Afterburner che abbiamo fatto, e tutti i grafici dei bench effettuati. Detto questo, per quanto riguarda questo prodotto è tutto. Seguiteci qui sul canale di YouTube, seguiteci su Instagram, arriveranno dei giveaway, è un po' che lo diciamo, non abbiamo ancora deciso la data precisa perché ci stiamo accordando con alcuni produttori per qualche chicca, qualche gadget che vi regaleremo, ma seguiteci così almeno rimarrete informati anche su questo. Quindi per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione di XM Hardware un saluto, ciao ciao.